presidente di Medici Senza Frontiere Italia, Kostas Moskovoridis, che è il direttore di Medici Senza Frontiere Italia, e Loris Di Vinci, responsabile dei progetti di Medici Senza Frontiere Italia. Ben arrivati. Emozionati? Allora, io direi di iniziare da Kostas Moskovoridis, ho detto bene? Mi ha dato delle indicazioni nel backstage qualche secondo fa. Allora, spieghiamo, visto che tu sei il presidente di Medici Senza Frontiere Italia, il direttore, chiedo scusa, che cosa è Medici Senza Frontiere? Allora, grazie e buonasera a tutti. Medici Senza Frontiere è un'organizzazione umanitaria di soccorso medico indipendente, che in questo momento è la più grande organizzazione di soccorso indipendente nel mondo. Operiamo in più di 60 paesi e siamo presenti in 19 sezioni in tutto il mondo, offrendo assistenza tramite 25.000 operatori nazionali di ogni paese dove abbiamo i progetti delle nostre missioni e più di 2.000 espatriati. Quindi avete capito i numeri altissimi di Medici Senza Frontiere. Noi abbiamo un po' introdotto io e Mizio quella che è questa serata, però Kostas, spiegala anche tu, cosa vogliamo spiegare anche alle persone che sono qua e che magari conoscono adesso per la prima volta, si avvicinano al mondo di Medici Senza Frontiere. Sì, innanzitutto Medici Senza Frontiere è nata come organizzazione a Parigi il 1971 da un gruppo di medici ma anche di giornalisti. Insieme alla nostra azione medica c'è sempre collegata la testimonianza, cioè parlare della situazione delle popolazioni che assistiamo. Questa sera fa parte innanzitutto di incontrare i nostri sostenitori, ma fa parte della nostra campagna delle crisi dimenticate, parlare di crisi che di solito i mass media non parlano, crisi come in Congo, come lo Sri Lanka, come la Somalia. Io avrei una curiosità, visto che l'intera organizzazione è nata appunto nel 1971, c'era la crisi nel Bangladesh, contemporaneamente George Harrison organizzava un grandissimo concerto con tutti gli amici, insomma, i contemporanei di quell'epoca, proprio per il Bangladesh. Voi avete mai incontrato Harrison quando era ancora in vita e che appoggiava appunto questo tipo di situazioni? No, George Harrison non credo che l'abbia mai incontrato, anzi, però sicuramente come organizzazione ispirati dalle sue canzoni, certo. Anche perché Medici Senza Frontiere è frutto di una situazione, di una società e di una situazione sociale del dopo 68. Che la musica dei Beatles ma anche dei Rolling Stones, certo, andavano a pari passo. Allora, ci sono delle parole che noi diciamo ma delle quali forse non siamo prettamente a conoscenza al 100%. Che cosa vuol dire organizzazione umanitaria? Che è importante portare l'accento su umanitaria. Azione umanitaria è portare soccorso alle popolazioni vittime di catastrofi naturali, di epidemie, della malnutrizione, di guerre, cioè catastrofi o causate dall'uomo o dalla natura. È molto importante capire che l'azione umanitaria significa immediatamente supportare le popolazioni in pericolo durante la crisi e immediatamente dopo. Non dimenticarle. Esattamente. Cercando di, uno, salvare vite, due, alleviare le sofferenze delle vittime e tre, anche mantenere la loro dignità. E quando non basta la nostra azione umanitaria, anche testimoniare, parlare di queste persone che sono in pericolo. Questa è l'essenza dell'azione umanitaria. Azione umanitaria non significa ricostruire un paese, questo è sviluppo. Noi ci occupiamo nell'immediato, quello che l'urgenza. L'urgenza e che ogni secondo conta per salvare vite e per
Un esempio molto semplice: a questo momento siamo in Somalia, a Mogadiscio abbiamo un piccolo ospedale dove riceviamo ogni giorno le vittime dei scontri che capitano là in una maniera eclatante ogni giorno. E 20 km fuori in Mogadiscio assistiamo 200-300 mila sfollati scappati da Mogadiscio con acqua, con cibo, con latrine, con soccorso medico. Il necessario, proprio, si parla proprio delle cose basilari che magari nella nostra società, tra virgolette, civilizzata, sono per noi la quotidianità, la cosa normale, per quei paesi sono le cose veramente fondamentali per vivere. Dalla fine del mondo, o quasi. Sono le 3 del mattino e il caldo e l'umidità non mi lasciano dormire. Dove mi trovo? Ah sì, a Massalani. Massalani è un bel nome per un villaggio. Suggerisce i tropici, l'evasione e la scoperta. Si trova vicino ad una delle riserve naturali più belle del Kenya. Domani non avrò nessun problema a trovare il personale necessario per la nostra missione qui. Ma non vi voglio mentire. Massalani è un villaggio sperduto nel bel mezzo del nulla. Le zanzare sembrano non dormire di giorno e ti seguono ogni momento. Ora è ricominciata la pioggia. Tamburella melodie incomprensibili sui tetti delle case. Sono le 3:30 e non ho chiuso occhio. Ma veniamo al motivo della nostra missione. Vi presento Madame Rift Valley Hemorrhagic Fever. Suona bene, no? Bene non so, ma forte e diretto sì. Diciamo che la parte iniziale della malattia sa di luoghi attraenti e la seconda della realtà, il che dimostra che una realtà può nasconderne un'altra. La Rift Valley, la madre patria della piccola Lucy, il luogo per l'eccellenza dei safari laggiù vicino alla frontiera con l'Uganda. E poi la febbre emorragica. Quella che fa paura, soprattutto quando si conoscono gli altri membri della sua famiglia. Marburg, Ebola, Lassa. Strana malattia, strano paese, strano tutto. Sono le 4 del mattino e non ho ancora chiuso occhio. La temperatura sembra abbassarsi. Si respira. Ma l'effetto immediato dell'umidità ti incolla ancora di più al letto, non su di più. È l'atmosfera che traspira su di te, o almeno così sembra. Le persone muoiono, anche se non sono numerose, muoiono perché non sanno quali sono le misure da seguire per evitare di toccare un animale malato, sanguinante, per evitare le punture di zanzare. Qui le inondazioni delle settimane scorse hanno lasciato il loro segno. Rimaniamo bloccati in questo piccolo villaggio ad aspettare che la stagione delle piogge vada un po' più lontano. Sono le 5 e non ho voglia di chiudere gli occhi. Ha smesso di piovere. La musica si è interrotta. Ed io mi preparo ad alzarmi, a fare una doccia, ad augurarvi buon anno. Quasi mi dimentico che siamo nel 2007. Grazie, dalla fine del mondo, o quasi.